tema grave questo qua. Intanto sapere che la nostra natura è una natura difficile, per cui la vita è difficile per la nostra costituzione umana, per come siamo fatti. I gatti hanno più fortuna, perché gli istinti li guidano a realizzarsi. L'essere umano, la realizzazione dell'essere umano è un lavoro complesso, molto difficile, che in genere l'essere umano rifiuta, non vuole fare, non ci si vuole impegnare minimamente, se non in minima parte quando proprio sta male, altrimenti pensa che dovrebbe andare tutto a posto, ma non è così. Cioè, immaginate che quando state crescendo, diventate adulti, è come se finalmente vi foste seduti su lo sgabello di un pianista e c'è il pianoforte, tutto lì. Come si impara a suonare? Si inizia allora, eh? Mentre invece uno crede che quando si è seduto sullo sgabello, ma come mai le mani non mi funzionano? E ti arrabbi anche con la mamma e col papà, con tutti quelli che c'è intorno, ma come mi hai costruito? Scusa, mi hai dato il pianoforte, mi hai dato lo sgabello, come mai non suono? No, cazzo. Ecco. Vedi, i pianisti di solito non fanno così, quando anche sono piccoli, non grandi, e si accorgono che le loro mani non vanno dove vogliono, se non sono proprio matti, non si arrabbiano. Per cosa fanno? Si mettono e fanno le piccole cose, passo a passo. E quindi prima tratti una parte così, poi tratti l'altra, con un'infinita pazienza. Infinita pazienza, infinito amore. Ma mentre fai questo, sei già nell'anima, perché fai il lavoro di educazione. Stai facendo il lavoro di educatore. E quando tu educhi un figlio, il tuo lavoro non puoi mica dire che non ha valore solo perché non è già grande. Anche a 6 mesi ha già valore. Cioè, quindi quando sei sul processo educativo sei già nell'anima. E c'hai quel flusso di sentimenti che ti dice sono sulla strada giusta. Anche se c'hai pieno di casini, se hai bisogno ogni giorno di andare in un bordello diverso, però, e sprecare soldi a destra e a sinistra, buttare via le tue energie, però ogni giorno stai facendo questo percorso di autoeducazione. Siccome sei sulla strada giusta e non ti racconti balle, stai già bene. Questo è il benessere. Cioè ti stai risvegliando, se si è reso l'idea. Cioè sei sulla strada, sei in cammino. Quando invece prendi la strada sbagliata, che cioè vuol dire andare verso i piaceri compensativi, assecondare l'ego in tutti i modi, sei fuori strada. E lì essere fuori strada ti allontana sempre più dall'anima e porta alla disperazione. Quindi non è che tu devi essere già allineato tutto per star bene, assolutamente, no, ce ne sarebbero proprio poche persone star bene, ma perché sei sul cammino, stai facendo ciò che va fatto. Quello che l'anima ti chiede è il risveglio. Il risveglio è un processo che richiede tempo, poi improvvisamente avviene, ma ci vuole anche la grazia, perché se no non si sa. È chiaro questo? E allora noi possiamo molto essere aiutati da chi è un pochino più avanti di noi, purché non confondiamo quello che è un po' più avanti da quello che ne sa meno di noi. Quella è la prima cosa. Attenzione quindi a non rivolgersi a chi non ne sa nulla o che è confuso. Rivolgersi a qualcuno che ne sa di più. La seconda cosa è di fidarsi. Perché se non ti fidi di chi ne sa di più, vuol dire che ti fidi di chi ne sa di meno. Lo stesso vale per la crescita personale. Se andate da qualcuno che la sa veramente, fino al punto dove la sa lui e la sa veramente, vi dà le indicazioni giuste, fate presto. Se fate di testa vostra non basta una vita. Oppure andate da qualcuno che non lo sa. Ok?